Iscrivetevi sulla cucina di Raffi! Ciao a tutti! Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffi. Ragazzi, oggi una ricettina sfiziosa. Non so se voi conoscete le mandorle, quelle zuccherate, che sono veramente buonissime. Oggi vi andrò a dare una ricettina più golosa. Sto parlando delle mandorle zuccherate con caffè e cioccolato fondente, che sono veramente uno tira l'altro. Provare per credere, come dico sempre. Allora, come già vedete, in questa padella sto tostando 200 g di mandorle. Adesso accendiamo il fuoco a modalità dolce, non troppo forte, non troppo piano, dolce. Non si devono bruciare le nostre mandorle. Mentre le stiamo girando, andiamo a inserire 150 g di zucchero semolato. E facciamo sciogliere piano piano. Mentre lo zucchero si sta incominciando a sciogliere, inseriamo anche una bustina di vanillina e giriamo ancora. Adesso inseriamo, sempre mentre lo zucchero si sta sciogliendo, 50 g di acqua e giriamo. Mentre state sciogliendo il tutto, nel frattempo in un pentolino andate a sciogliere a bagnomaria 100 g di cioccolato fondente. Allora, adesso, mentre stiamo aspettando che il nostro zucchero e acqua si sta per asciugare, andiamo a inserire 40 g di caffè ristretto, senza zuccherarlo, e giriamo. Ebbene, guardate, il tutto si sta per asciugare. Mentre si sta per asciugare, adesso andiamo a inserire i 100 g di cioccolato fondente che abbiamo sciolto a bagnomaria. Guardate, adesso amalgamiamo il tutto e poi prendiamo un foglio da carta da forno e inseriamo il tutto dentro. Un po', adesso li andiamo a staccare. E poi li facciamo asciugare, ragazzi, sento un odorino, mamma mia. Ebbene ragazzi, le nostre mandorle zuccherate con caffè e cioccolato fondente sono pronti, guardate un po'. Uno tira l'altro su uno. Sono diverse dal solito, belle croccanti, che ci mangiamo. Stuzzicanti. Fatele e non ve ne pentirete. Detto questo, non mi rimane che salutarvi. E ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!